If you could please tell me your name and how long you've been involved with the breed and your background with the breed. Per favore, se mi dici il tuo nome, come sei stato coinvolto nella razza e il tuo background. Sono Giuseppe Colombo Manfroni, ho preso la prima licenza di caccia nel 1960 e subito mi sono interessato al bracco italiano. Il mio primo cane è entrato in casa mia, che ho usato in caccia, era Eros delle Forre, nato nel 1965. My name is Giuseppe Colombo Manfroni. I started with the breed in 1960. The first dog, first bracco which came into my house, the name was Eros delle Forre, and he was born in 1965. L'anno dopo il dottor Edmondo Amaldi, titolare dell'allevamento delle Forre, mi ha voluto dare una cagna molto brava, molto valida, che si chiamava Gea delle Forre, che mi ha subito dato molte soddisfazioni in caccia perché rappresentava bene la razza e in quei tempi era anche una cagna molto dinamica, molto attiva e cacciatrice su tutti gli animali, dalla montagna fino al beccaccino in pianura. E qua ho detto: questa razza io non l'abbandonerò mai più, visto i risultati che mi dava questo soggetto. In 1966, the breeder of the Allevamento delle Forre gave him a very important bitch named Gea delle Forre. And this bitch gave him, in hunting, proved that just going hunting, so many satisfactions that he said, "This breed I will never leave anymore. This will be my life breed." What is it about the breed that makes them special to you? Qual è, secondo te, diciamo, quello che rende questa razza così speciale? Questa razza così speciale che ha delle caratteristiche molto spinte, direi, ha una grande tipicità nel movimento, nella prestazione, come all'opposto tra le razze da ferma possiamo catalogare il Pointer, una razza che ha delle caratteristiche molto marcate, inconfondibili. This breed has some characteristics that makes it absolutely unique among the gun dog in the gun dog group. This is Calepin, for example, even for the pointer. The characteristics of the Bracco is the movement and the great typicity, great type of the breed, and this really makes it unique. Luna, il bracco, un grande trottatore, un cane resistente, un trottatore capace di lavorare per una giornata intera e anche i giorni successivi a caccia. Il Pointer, un cane, un grande galoppatore, con impeto, riflessi pronti, e quindi oltre alla morfologia, anche sul terreno, nel lavoro, due razze nettamente distinte. The characteristic which makes the Bracco special compared to the Pointer is the great movement and the ability of working a whole day and even the day after with the same intensity. And for the Pointer, it is that the dog is galloping, can gallop with the same intensity as well. And this really makes them special. Del bracco dobbiamo apprezzare anche la possibilità di esprimere il proprio stile di razza su tutti i terreni e su tutta la selvaggina, su tutti i tipi di terreno e su tutti i selvatici cacciabili con il cane da ferma. With the Bracco, you can appreciate the ability of expressing this movement and his ability of hunting over any kind of game, over any kind of land and in any circumstance.
lo apprezziamo sui terreni aperti, ma lo apprezziamo anche sui terreni chiusi, nel bosco, sulla beccaccia, per esempio, fino alla caccia starne, dove non può competere in velocità con le razze inglesi, ma nell'esplorazione del terreno è sicuramente, se ben preparato e allevato, un cane molto utile. We can appreciate this dog both in open land and also in the woods, in more closed landscapes. And even though he cannot compete for speed with some other breeds, if it is well prepared, it can really be appreciated for the work and the movement over any kind of land. L'ottima selezione che è stata fatta anche negli ultimi anni della razza ci porta ad avere dei cani fermatori, con buona attività nella cerca, ma anche degli ottimi recuperatori e riportatori della selvaggina. The excellent selection which has been done in the last years has brought us to have dogs which are not only very good in pointing the game and any kind of game like beccaccia o starna. I will tell later the exact terms in English, but also as very good retrievers. Per concludere, un cane che può essere, se ben preparato e allevato, molto apprezzato dai cacciatori e anche può imporsi molto bene per la spettacolarità del suo movimento e portamento nelle prove di lavoro. Finally, what we can say about the breed, that it's not only a dog which is appreciated by the hunters for the ability in hunting, but also because it's in the hunting action compared to other breeds is very spectacular, and that makes it different from any other hunting breed. Non dimentichiamo una cosa, che il bracco italiano, per la bellezza della sua testa e della sua espressione, è un cane che può essere molto apprezzato da tutti. For the beauty of his head, for the special characteristics which he shows, the Bracco Italiano is a dog which can be appreciated by everyone. Però potrebbe essere un pericolo per la razza che questa diventasse che venisse considerata come cane da compagnia, cane da passeggiate, cane da salotto, e dimenticandosi che è una razza nata e allevata per la caccia. It would be still the big danger that this dog, this breed, would be considered more a dog for having a walk or for the sofa, forgetting which are the special characteristics of the breed, which is hunting, and that should never be forgotten.